Buonasera ragazzi e benvenuto in un nuovo episodio di Domenica Speciale. Questa volta sono da solo e anche con un nuovo gioco, ovvero Spore. Questo gioco, sviluppato da Maxis e pubblicato da Egg Games, ovvero nel 2008. Ragazzi, che posso dirvi? Questo gioco è stato prestato ieri da un mio amico, il suo CD originale. Ha detto, prova questo gioco e vedi se ti piace. Se ti piace, prova a fare un gameplay. E io ho detto, va bene, provo questo gioco. Io l'ho provato. E quando l'ho provato, devo dirvi una cosa. Sono rimasto veramente sbalordito da questo gioco. È qualcosa di eccezionale per me. Cioè, è un gioco, è uno di quei giochi che piace veramente tanto. Comunque vedete che questa parte del sistema è illuminato, perché lì ci ho giocato, cioè, ovvero ho provato questo gioco. Eh sì, grazie a questa partita di prova posso dire che questo gioco mi ha preso veramente tanto da farci un gameplay. Ora, lo scopo di questo gioco è quello di di arrivare al centro dell'universo. Voi dite come? Noi all'inizio partiamo da una piccola cellula, ovvero proprio all'inizio del tipo della nostra specie, ovvero l'umanità. Noi partiremo da una cellula, pian piano, mangiando delle cose e col passare del tempo, noi iniziamo a diventare sempre più grandi e pian piano a formarci non più una piccola cellula, ma a diventare una piccola creatura ed iniziare a camminare sulla Terra. E pian piano, noi camminando, cioè non solo camminando, conoscendo altre specie, mangiando, sviluppandoci pian piano, noi abbiamo la possibilità pian piano di diventare intelligenti, ovvero superare le altre specie e andare oltre a quello che sono, ovvero come gli esseri umani. Dalla scimmia sono passati a diventare a quelli che siamo oggi. Anche se in Italia la maggior parte non è così, non è andata così, ma tralasciamo questo. Ora noi inizieremo da questo pianeta, perché è quello più vicino al centro della galassia, perché iniziare da un pianeta molto lontano ci costerà una cifra di tempo. Comunque, come vedete, ho già sbloccate tutte le fasi e pian piano noi queste fasi ci arriveremo. Noi ora dobbiamo partire dalla fase cellula. La fase cellula, ora noi dobbiamo scegliere se dobbiamo essere erbivoro o carnivora. Io sinceramente ho giocato con quella carnivora, quindi voglio provare a giocare con quella erbivora, quindi scelgo questa. Ora questa all'inizio è la nostra cellula, questa forma. Però per cambiare potete anche mettere indietro e ripremere quello che volete scegliere. Però, come dico, non è che ce ne sono tante, sono 3 o 4 erbivore e 3 o 4 carnivore. Comunque vai, non dobbiamo scegliere nessun tema e mettiamo avanti. Io voglio giocare, preferirei giocare in modalità normale, però visto che comunque voi state vedendo questo gioco adesso, cioè dico per alcune persone, comunque sarebbe giusto fare facile, perché così spiega anche l'aiuto di questo gioco, spiega anche come funziona, cioè come funziona la fase di tutte le specie, ovvero cellula, creatura, tribù e più avanti. Comunque noi inseriamo facile, andiamo avanti. Dobbiamo scegliere il nome del nostro pianeta. Vabbè, possiamo anche lasciare Konda, sembra carino come nome. Oppure, non so, cambiamo. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Ok, Dello. Non so perché, ma Dello mi sembra carino. Ed ecco il nostro sistema, il nostro sistema solare. Ed ecco dove siamo noi, credo. Sì, probabilmente. Ed ecco il nostro pianeta natale. Cioè, devo dirvi, solo da questa scena mi aveva preso già parecchio. Mi aveva preso già parecchio. Ora comunque passiamo alla parte di gioco. E questo è il nostro pezzo, comunque, dove nasciamo.
in fase cellula. Ora noi abbiamo scelto di essere una cellula, comunque erbivora, e dobbiamo mangiare solo piante, in teoria. Comunque, eccoci al bordo primordiale. In spore, sei tu a plasmare il futuro con le tue scelte. L'obiettivo delle cellule è nutrirsi, crescere ed evolversi il livello di crescita. È indicato dalla barra dei progressi sottostante, ovvero questa barra. Ora passiamo al prossimo messaggio. I tuoi progressi... Questa è la barra dei progressi. Grazie al nutrimento otterrai punti DNA da spendere per acquistare nuove parti per far evolvere la cellula. Nel progredire le sue dimensioni aumentano insieme a quelle dell'ambiente circostante. Questi sono i punti cellula e questa è la barra comunque del DNA per diventare sempre più grandi. Ora per muoverci possiamo sì usare il mouse, come vedete, e sì la tastiera. Io preferisco il mouse, giocare con il mouse quando sono in fase cellula. Ora vedete, noi dobbiamo mangiare questi pallini verdi, che in teoria sono, diciamo, il DNA, quello per erbivoro. Invece queste qua sono per i carnivori. Comunque noi all'inizio dobbiamo mangiare solo questo, che siamo iniziati a crescere. Come avete visto, quello si è mangiato una cellula, perché è carnivora, quindi lei continuerà comunque a mangiare le altre cellule erbivora o carnivora, quelle che preferisce. Noi, visto che siamo erbivora, comunque ci troviamo in svantaggio, perché comunque, a differenza di quelli carnivori, è più facile che possano mangiarci. Quando vedi apparire una nuova parte, passaci sopra per raccoglierla. Come avete visto, questo cellula, si è mangiato quest'altra cellula e ha rilasciato questa tipo carta, se possiamo chiamarla così, dove noi comunque sblocchiamo altri pezzi per unire alla nostra cellula. Ora, come vedete, qui chiamo partner per andare a creature cellule. Ovviamente questo sarebbe l'accoppiamento. Eccola la nostra cellula, un altro essere simile a noi. Ora stiamo facendo, come vedete, l'accoppiamento tra virgolette, sempre. Per creare la cellula, comunque sì. Creature di cellula, puoi cambiare modalità in ogni creatore, cliccando sui pulsanti relativi qui sopra. Prima di tornare a bordo primordiale, prova la modalità colore e creati un nuovo aspetto. Ok, qui serve comunque per cambiare colore. Il rosso è il mio colore preferito, però preferisco questo qua, cioè preferisco cambiarlo e mettere arancione all'inizio. Ora qui possiamo anche cambiare, diciamo, la parte della pelle, che all'inizio non si vedrà perché è semplicemente una cellula, quindi il colore non si vede. Beh, non piace questo, comunque che mi piaceva era questo qui. Mi piace un sacco. Ora comunque dobbiamo cambiare occhi perché così non mi piace, sinceramente. Vendi questi e formiamo due occhi. Come vedete, questa è la nostra piccola cellula. Purtroppo l'unica sfortuna è che questa cellula comunque è erbivora, quindi ha bisogno anche di difese. E io ho pensato comunque di metterci queste qua, così da difendermi da attacchi di nemici. Io comunque posso anche diventare carnivora e erbivora, basta mettendo la mascella. Però, come vi ho già detto, comunque voglio provare solo a giocare in modalità erbivora, ovvero che mangiamo solo piante, frutta e altre cose. Comunque dobbiamo mettere il nome della specie. Noi la chiameremo, comunque metteremo, non so, possiamo generarlo o crearlo noi. Noi all'inizio lo generiamo, proviamo a generarlo. Più in là vedremo se scegliere un nuovo nome per questo animaletto. Vabbè, la descrizione non mi interessa. Comunque mettiamo... sì, va bene così per adesso. Ecco la nostra piccola cellula, che sta iniziando a crescere. Ecco, allora è diventata anche un po' più grande. Come vedete, ci sono anche altri animali più pericolosi. Ecco, vedi? Ora mi stavo attaccando, grazie a quelle spine che ho messo, comunque mi ha difeso. Ora in teoria mi vorrebbe uccidere.
Comunque avete visto, siamo abbastanza cresciuti e siamo diventati simili alle meduse, cioè alla grandezza delle meduse. Almeno quelle piccole, intendo. Lei continua a seguirmi, porco Giuda. Guardate quel pesce quanto è grande. Non so se sia ancora una cellula o un pesce, però è abbastanza molto più, cioè molto più grande di me. E questi qua mi continuano a seguire. Oh cazzo, 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 cazzo. Sono morto. GGVP. Fortunatamente, quando facciamo le modifiche, ritorniamo alla... l'ultima volta che abbiamo modificato la nostra cellula. Comunque, come avete visto, erbivora è abbastanza più difficile, a differenza di quella carnivora. Comunque sei più attaccata facilmente. Quindi... vi consiglio all'inizio di giocare con carnivora e poi passare in modalità sempre facile in quella erbivora. Vedete, anche questa erbivora, però visto che per sbaglio l'ho colpita con le mie spine, ha iniziato a scappare perché comunque rischia di morire. Vedete, questa è una, diciamo, piccola pianta dove noi ci cibiamo. E più ne mangiamo, comunque più iniziamo a crescere. In teoria mi servirebbe altra velocità, perché è abbastanza lento. Questa pianta ormai abbiamo finito di mangiarla tutta, quindi dobbiamo spostarci. Noi possiamo, abbiamo anche la possibilità comunque di incontrare le altre, cioè altre della nostra specie. Voglio attaccare che questo è carnivoro, così mi difende e se ne va. Ecco, infatti se n'è andata. Come avete visto, guardate, cioè qui, come vedete, è 7-8 volte più grande di me. Anzi, anche se vedete, alcune cellule più piccole, nonostante io sia erbivoro, hanno paura. Vedete, scappano. È giusto che sia così, comunque... posso essere anche una minaccia perché ho queste spine che posso attaccare. Sì, vi state chiedendo se lo stia facendo apposta o no. Sì, questa volta l'ho fatto apposta. Vedete, quella se la vuole mangiare. In teoria potremmo anche difenderla, però sarebbe rischioso, perché comunque quella è carnivora, è più facilmente... Vedete, ora sono più grande. Minchia, minchia, lasciami. Ah, queste qua sono pericolosissime, oh mio Dio. Cioè, sono tutte pericolose, più che altro. Ora potremmo di nuovo accoppiarci per creare una cellula più resistente, spero. Ok, ora faremo una nuova cellula più resistente, spero. Bene, ora non so se mettere più velocità. Comunque credo, sì, se metto più velocità sarebbe meglio. Okay, comunque sono abbastanza resistente agli occhi, mettiamolo più avanti. Che non sembra un pesce così. Ok, perfetto, così è molto più carino. Ragazzi, bene, la nostra cellula sta iniziando a formarsi. Ora passiamo avanti, iniziando, cioè continuando a mangiarci queste piccole piantine. Ah, si è colpita da sola. Molto bene. Comunque mangiamo qui il resto della pianta e così iniziamo a crescere sempre di più. Vedete, anche questa può facilmente attaccarmi e io posso comunque difendermi grazie ai miei acunei. Comunque danno la possibilità di difenderci. Quella si è suicidata praticamente. Boom. Ah, questo aumenta la velocità, ovvero sono tipo pinne, credo. Cioè sono pinne. Non so come stava scritto. Ora siamo diventati ancora più grandi. Più grandi, scusatemi. Cioè ora siamo... credo siamo più grandi delle piccole meduse.
Sì, abbastanza. Cioè siamo quasi la stessa grandezza. Queste sono... adesso sono alghe. Quindi noi siamo quasi arrivati anche alla la grandezza di un'alga. Come avete visto, comunque, a me questo gioco piace un sacco, perché è veramente carino. Cioè, vi ricordate questo pesce di quanto era enorme? Ora sono arrivato quasi alla sua grandezza. Anzi, sono alla sua grandezza adesso. Ora però sono sotto. Mamma mia, che cosa cazzo mi sono scansato. Sapevo che mi attaccava questo. Ah, prendiamo queste che escono agli oggetti, ovvero veleno. Eddie, ora ad esempio noi siamo erbivori. Possiamo sfruttare la capacità, ad esempio quella velenosa. Possiamo inserire nel nostro corpo che siamo comunque velenosi. Quindi chi ci attacca comunque sono a rischio. Oddio. Essere avvelenati dal nostro veleno. Questo è mio. Scusami, non volevo colpirti, però non dovevo mangiare io. Noi ora cerchiamo di inserire quello perché ci servirà al 100%. Cazzo mi attacchi a fare? Ok, abbiamo bisogno di altri due punti. Appena finiamo i nostri punti. Minchia, sti cosi rompono proprio le palle. Allora. Ecco, ora siamo arrivati a una certa grandezza. Ora possiamo far diventare la nostra cellula velenosa. Così se ci attaccano, comunque possiamo difenderci dai nostri nemici. Ecco, ora è nato piccolo uovo. E ora possiamo inserirci il veleno. Oppure comunque la città. Però conviene il veleno. Lo metteremo qui per allungare comunque anche le ossa. Basta con la rotellina comunque allungare, rimpicciolire, cioè allargare o rimpicciolire quella parte. Comunque voglio farlo più grande perché comunque sembra strano. Cioè è ancora strano. Comunque cerchiamo di modificarlo un po'. Così già va meglio perché sennò sta tutto troppo vicino. Peccato che non posso metterlo sopra, devo per forza metterlo nel lato, quindi modifichiamo un attimo le code. Ok, ora più decente. Comunque ragazzi, ci fermiamo qui in questo ci fermiamo qui e ci vediamo se volete, se a voi piace questo, piaccia questo gioco e ne siete interessati e volete che io continui, fatemelo sapere cliccando mi piace o commentando. Così se a voi piace posso inserire questa serie nei giorni dove io inserisco altre serie e farci proprio una bella serie, molto, spero molto bella. E spero che questo gameplay vi è piaciuto. Ci vediamo nel prossimo episodio, sempre se volete voi, qui da Yamamoto. Ci vediamo nel prossimo episodio domenicale o in un altro episodio di questo gioco. Ciao a tutti, qui da Yamamoto.